Ben ritrovati amici telespettatori. Oggi vogliamo mettere a fuoco con il nostro teleobiettivo una situazione che soltanto alcuni quotidiani nella giornata di martedì 20 febbraio hanno posto in evidenza mettendo o un richiamo o un piccolo incipit dell'articolo in prima pagina. Si tratta di una situazione che va guardata in prospettiva e che ci fa presagire che il rischio che una guerra che possa partire da altre aree del pianeta ma possa raggiungere la nostra Europa, possa coinvolgere la nostra Europa è tutt'altro che remoto. Ma andiamo per ordine e cominciamo eh, dal quotidiano La Repubblica che appunto martedì 20 febbraio, in taglio basso poneva un richiamo e il titolo era il seguente: Gli UTI affondano cargo inglese al via Aspides, lo scudo della missione dell'Unione Europea. E poi, nell'occhiello, veniva riportato il luogo di riferimento, il mar Rosso. E vediamo che eh, nella pagina interna di Repubblica, a pagina 13, eh, quello che eh, in, in estrema sintesi veniva posto in prima pagina ci viene spiegato meglio e leggiamo eh, cosa troviamo a pagina 13 della Repubblica. Gli UTI, che sono una formazione armata yemenita che combatte per ragioni sociali e religiose, hanno cominciato a usare eh, un sottomarino senza equipaggio, una specie di drone subacqueo, pare di fabbricato Iraniana eh, colpendo un mercantile britannico con danni solo alla nave, non all'equipaggio, e sfiorando una portaerei greca noleggiata da una società americana. Tutto ciò è avvenuto mentre i ministri degli esteri dell'Unione Europea davano il via alla missione Aspides, il cui comando operativo è stato affidato al contrammiraglio italiano Stefano Costantino, che ha svolto lo stesso incarico un anno fa nella spedizione Agenor, che presidia le acque dello stretto di Ormuz per impedire eh, di, eh, attacchi alle petroliere. Il ministro della difesa italiano, Crosetto, ha confermato che la partecipazione italiana alla missione eh, Aspides eh, dovrà essere approvata dal Parlamento ed è una risposta, qui cito testualmente il ministro, ed è una risposta necessaria alla guerra ibrida che gli Uti stanno conducendo nello stretto di Bab el Mandeb e ehm, tagliando le vie di comunicazione che alimentano numerosi paesi tra cui il nostro, incidendo sulle loro economie, sulle economie di questi paesi e creando uno svantaggio competitivo per l'occidente a favore di altre nazioni, le cui navi non vengono invece attaccate. La missione eh, Aspides che dovrebbe cominciare eh, a breve è difensiva, ha spiegato il ministro Crosetto e consisterà nello scortare i mercanti e garantire la libertà di navigazione nel Mar Rosso. E questa è una parte: eh, è una delle due notizie, l'altra la troveremo fra poco sul Corriere della Sera, eh, che ci lasciano capire qual è il clima eh, in cui eh, stiamo vivendo e quali sono i rischi che potremmo correre. Veniamo dunque alla prima pagina del Corriere della Sera, sempre di martedì 20 febbraio, eh, dove troviamo il titolo in eh, eh, taglio medio: 20 di guerra, lo spot a Parigi, Arruolatevi e poi nell'occhiello La minaccia russa. C'è l'incipit dell'articolo di Paolo Valentino eh, sulla prima pagina che è il seguente: 20 di guerra in Europa. E dopo Danimarca, Germania ed Estonia anche la Francia lancia il suo spot per il reclutamento nell'aviazione, definendo questo reclutamento, questo impegno di carattere militare, una professione del futuro. Anche in questo caso eh, non è l'incipit, non è la prima pagina a farci capire con esattezza quello che sta succedendo e qual è questo altro aspetto, quest'altra medaglia eh, della situazione che eh, ci lascia presagire come il rischio di una guerra che coinvolga anche l'Europa non sia eh, decisamente campato in aria. Andiamo dunque a pagina 6 dove c'è l'intero articolo di Paolo Valentino e qui eh, vediamo eh, di attingere altri particolari. Il ministro della difesa danese, Trollsland Polser, ha detto che la Russia potrebbe attaccare un paese della Nato entro tre o cinque anni. Attenzione, stiamo parlando di una dichiarazione ufficiale di un ministro, eh, peraltro, della difesa di un paese europeo, la Danimarca. Eh, quindi il rischio è che la Russia possa attaccare un paese della Nato entro tre o cinque anni. Ma non è il solo, specifica Paolo Valentino dalle colonne del Corriere della Sera. Già in dicembre il suo collega tedesco, quindi un altro ministro della Difesa, Boris Pistorius, aveva esortato gli europei a potenziare le loro capacità militari. E questo lascia capire il perché di questo ruolamento eh, che eh, Parigi sta tentando di fare. Poiché, ha spiegato il ministro degli esteri tedesco Pistorius, poiché Vladimir Putin, sempre più in mobilità guerresca, potrebbe scatenare un conflitto contro l'alleanza atlantica in meno di un decennio. Quindi, stessa informazione che viene rivelata da due ministri della difesa europei. Continuiamo a leggere. Anche il capo dei servizi estoni ha suonato un allarme simile, attirando l'attenzione sul fatto che l'industria militare della Russia gira in pieno, a pieno regime. E mette il Cremlino in condizione non solo di proseguire a oltranza la guerra in Ucraina, ma anche di immaginare l'apertura di un altro fronte. Detto in altri termini, la Russia ha una eh, capacità militare così forte che non solo potrebbe reggere ancora a lungo l'attacco all'Ucraina, ma potrebbe contemporaneamente alla guerra già aperta in Ucraina aprire un altro fronte di guerra con un altro paese e qui eh, sappiamo dagli, dai due ministri già citati che questo paese potrebbe essere un paese del patto atlantico continuiamo a leggere in Francia il governo ha lanciato una campagna di reclutamento e qui veniamo alla notizia una campagna di reclutamento nell'aviazione pubblicizzata come una normale professione per il futuro e il mese scorso il generale Patrick Sanders, capo delle forze armate britanniche, ha sollecitato il governo di Sua Maestà, il, il Re, a mobilitare la nazione per prepararla ad una guerra con la Russia. Quindi anche la Gran Bretagna ha alzato lo stato di allerta. Quanto ai leader politici e militari della Svezia, che dopo l'attacco russo contro Kiev ha messo in soffitta due secoli di neutralità e sta per entrare nella Nato seguendo l'esempio della Finlandia, hanno invitato i loro cittadini a prepararsi mentalmente alla guerra. Quindi vedete come eh, sono ormai eh, diversi i paesi che... Ehm, evidentemente dai loro informatori, eh, temono una guerra e eh, si stanno in qualche modo preparando ad un attacco russo. Concludiamo eh, le notizie più interessanti che possiamo estrarre dall'articolo di Paolo Valentino eh, da pagina 6 del quotidiano Il Corriere della Sera del 20, di martedì 20 febbraio. Ursula von der Leyen che ieri, quindi ci si riferisce a lunedì, è stata ufficialmente candidata dalla CDU tedesca per un nuovo mandato alla testa della Commissione europea, quindi potrebbe essere rinnovata come Presidente dell'Unione europea, ha promesso che se verrà riconfermata nominerà un nuovo commissario, un commissario alla difesa, non nuovo perché non c'è mai stato. E poi eh, Paolo Valentino conclude l'articolo con una domanda, ma è veramente quello che serve? L'Europa dunque, e non solo l'Europa in quanto Unione Europea, come abbiamo appena letto, ma diversi paesi europei si stanno preparando ad un possibile attacco da parte eh, della Russia e quindi ad un possibile scenario di guerra che coinvolga direttamente il vecchio continente, l'area storica del vecchio continente. Eh, questo eh, ci lascia capire come eh, non è un periodo tranquillo quello che stiamo vivendo e che i rischi tante volte eh, denunciati pubblicamente da Papa Francesco sono tutt'altro che una preoccupazione per un futuro lontano o per un futuro eh, che eh, potrebbe essere meno Cupo eh, di quello che magari eh, le previsioni del Santo Padre potrebbero aver fatto presagire. In realtà i rischi sono abbastanza concreti se, al di là eh, di quello che è di fatto il, eh, un leader religioso, il capo della Chiesa Cattolica, il primate della Chiesa Cattolica, eh, gli, stessi, gli stessi scenari eh, non certo rassicuranti. Pro, ci provengono da eh, persone che invece fanno tutt'altro mestiere e ehm, hanno un ruolo importante nell'ambito eh, di governi di paesi europei. Quindi davvero è il momento di eh, riflettere su quelli che sono i rischi che stiamo correndo e noi vogliamo riflettere con uno sguardo rivolto al passato, con uno sguardo rivolto al passato del secolo scorso, un secolo che eh, ci ha praticamente eh, distrutto, e quando uso il noi mi riferisco all'Europa, attraverso ben due guerre mondiali che hanno avuto come teatro proprio l'Europa. Vogliamo farvi vedere un documento, un documento che eh, ci deve aprire il cuore alla speranza. Quello che state per vedere è l'armistizio di Villa Giusti, il documento con il quale eh, l'Italia e eh, l'impero austro-ungarico hanno posto fine alla loro belligeranza eh, al termine della Prima Guerra Mondiale. È il documento che ha lasciato l'Italia fuori dalla Prima Guerra Mondiale. Questo documento molto importante, che è, è, diciamo, è uno dei capisaldi della storia del nostro paese, si trova nell'archivio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito. Ed è un documento che, come tanti altri documenti che si trovano in questo luogo, dovrebbe farci riflettere, riflettere su quello che è accaduto, sul sangue che è stato versato, su quanti morti sono eh, stati causati non solo dalla prima ma anche dalla seconda guerra mondiale e sul fatto che alla fine comunque una via per la pace si trova. E quindi se alla fine, come attesta il documento che abbiamo appena visto, una via per la pace si trova, perché non trovarla prima? Perché non cercare di arrivare prima ad un accordo, prima di tanto spargimento di sangue? Quanto dunque lo sguardo rivolto al passato può aiutarci ad evitare errori nel futuro? Lo capiremo nella seconda parte del nostro teleobiettivo collegandoci proprio con eh, l'archivio storico dello Stato Maggiore eh, dell'Esercito dove il comandante, il direttore meglio eh, dell'archivio storico, il colonnello Emilio Tirone, ci aiuterà a capire come attraverso lo studio del passato si possa cercare di evitare di fare ulteriori errori. Per il futuro, a fra pochissimo. Come preannunciato siamo collegati con l'archivio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito e per la precisione con il direttore di questo archivio storico, il colonnello Emilio Tirone, al cui chiediamo anzitutto perché è importante conservare la memoria storica dell'attività militare del passato. Allora, la memoria storica per noi militari ha una doppia valenza. Innanzitutto quella di conservare le tradizioni. Quindi per noi è un po' come la storia di famiglia, eh, conoscere le nostre origini, eh, da dove veniamo e quindi eh, giustificare eh, la nostra provenienza. Dall'altro eh, la finalità per cui è poi è nato l'archivio e anche trarre dalla conservazione dei documenti, quindi dalla, da cosa è successo nel passato, ammaestramento per il futuro, quindi sia dal punto di vista operativo, quindi trarre insegnamento per um, la dottrina militare e eh, conservare eh, la nostra storia. Chi può accedere e chi ordinariamente accede a questo vostro archivio? Noi siamo, eh, oltre, che, eh, um, il noi, oltre ad avere il compito di conservazione per la Forza Armata, siamo archivio di Stato, quindi siamo aperti al pubblico, i documenti superati 50 anni dalla loro origine eh, sono a disposizione degli studiosi. Quindi qualsiasi cittadino, sia storico di professione, sia semplice cittadino che sia mosso dalla curiosità, di eh, conoscere la storia delle, delle nostre unità o di conoscere la storia, dei, magari, del nonno, del, del genitore che ha prestato servizio presso un'unità, può accedere liberamente in archivio, fa richiesta e giornalmente eh, noi abbiamo una sala studio dove riceviamo questi studiosi. E solitamente ci sono liberi cittadini curiosi di trovare le vicende militari di qualche parente? direi che sono molti eh, che si affiancano eh, diciamo, agli studenti che vengono qui ma la maggior parte per tesi di laurea tesi di dottorato così come vengono anche eh, studiosi di grosso calibro e molti anche dall'estero però c'è un buon numero di cittadini che si avvicina all'archivio proprio per conoscere eh, le origini eh, le gesta insomma dei propri Uh, parenti dei propri antenati e, e inserirle in un quadro più generale che è quello della storia militare, quindi conoscere le vicende del reparto dove magari ha combattuto il nonno, ha prestato servizio il padre. A proposito di cittadini, nello scorso mese di ottobre è venuto a trovarvi un cittadino speciale, potremmo definirlo il primo cittadino d'Italia, cioè il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Qual è stato il motivo della visita e come si è svolta questa visita? Allora, il motivo della visita è stata la ricorrenza dei 170 anni dalla nascita dell'ufficio storico, perché l'archivio fa parte dell'ufficio storico dello Stato Maggiore. L'ufficio storico, uh, che è composto non soltanto dall'archivio, ma anche dalla Biblioteca Militare Centrale e da un ufficio che si occupa di, uh, produrre, e mettere, di produrre degli studi, quindi c'è cioè una parte bibliografica. Questo ufficio è nato nel 1853, le origini di questo ufficio risalgono quindi all'Armata Sarda e ininterrottamente è giunto fino ad oggi. Quindi il Presidente per i 170 anni è venuto in visita al nostro archivio dove abbiamo allestito proprio in questa sala, che è una delle tante sale del nostro archivio, consideriamo che il nostro archivio conserva documenti per circa 8 chilometri lineari di... <ride> e quindi il Presidente è venuto qui e noi abbiamo allestito una mostra che eh, attraverso i documenti conservati appunto dal nostro archivio ha illustrato le fasi principali, le tappe principali della storia d'Italia, perché noi conserviamo documenti che vanno dalla Prima Guerra d'Indipendenza ai giorni nostri. Quindi tutte le tappe fondamentali, documenti veramente di anche un peso storico non solo militare, ma eh, importante dal punto di vista nazionale. Conserviamo un po' la memoria del nostro paese. Per esempio Beh, il, Uno dei documenti che ha colpito molto il Presidente e gliel'abbiamo dato anche copia è l'armistizio di Villa Giusti, l'armistizio della prima guerra mondiale, eh, che io ritengo tra i più toccanti perché eh, chiaramente è eh, il documento che pone fine alla prima guerra mondiale, che è stato un grosso sacrificio per il Paese, 600.000 caduti, eh, la, la fine del processo dell'unità nazionale e quindi eh, vedere questo documento firmato in originale dalla delegazione austro-ungarica e da quella italiana eh, muove delle corde, solletica delle corde di, di sentimento sicuramente in qualsiasi italiano. Le missioni militari sono sempre missioni di guerra o ci sono anche missioni di pace? Ma certamente ci sono anche missioni di pace, anzi fortunatamente dal dopoguerra ad oggi sono solo missioni di pace. Eh, L'esercito italiano dal dopoguerra ha partecipato a circa 120 missioni, eh, alcune molto brevi, altre quasi permanenti possiamo dire. Dall'immediato dopoguerra, la prima missione subito dopo il dopoguerra che è stata l'AFIS, la, l'amministrazione fiduciaria della Somalia, Fino alle missioni che tutti conosciamo uh, dei giorni nostri. È un impegno di pace, un impegno che ha visto sempre la Forza Armata proiettarsi um, in, nella dimensione estera per uh, il mantenimento della pace, per permettere quelle condizioni di stabilità um, necessarie per uh, lo sviluppo di altri paesi. Ma le missioni di pace sono anche interne, l'esercito italiano è stato caratterizzato da sempre, quindi parliamo già dall'Ottocento, perché provvisto di assetti molto versatili, quindi è potuto intervenire sempre in favore della popolazione in caso per esempio di pubbliche calamità e questo è un aspetto importante, quindi non è solo una storia di guerra, ma una storia di vicinanza al Paese. Quindi, in caso di pubbliche calamità, ricordiamo il terremoto per esempio, dell'80. Io sono di Avellino, ricordo, ero un ragazzo, ricordo con piacere l'intervento dell'esercito quando c'è stato nel 1980 appunto questo terremoto che ha riguardato la Basilicata e la Campania. Il Friuli, l'alluvione di Firenze, cioè sono tante di quelle tappe, non c'è momento di lutto nazionale o di tragedia dove l'esercito non è stato in prima linea per dare soccorso alla popolazione. Le grandi epidemie dell'Ottocento, il colera, cioè il terremoto di Messina del 1908. L'esercito è sempre stata la prima forza un po' perché presente sul territorio, un po' perché provvista di assetti molto versatili, pensiamo per esempio all'arma del genio e quindi eh, sempre presente in prima linea a fianco dei cittadini. Studiare le guerre del passato può aiutare a prevenire o a cercare di evitare guerre nel futuro? È anche questa una delle missioni del vostro archivio? Ma certamente conoscere la storia permette sempre di evitare gli errori. Ecco, non dimenticare la storia. Infatti noi, una delle, delle opere dell'ufficio storico è anche quella di promuovere lo studio della storia militare. Perché conoscere la storia fa evitare gli errori, per noi militari anche trarne degli ammaestramenti operativi, però per, in linea generale certamente considerare quello che è avvenuto ci mette al riparo da tanti errori. Una domanda personale, come mai uno che ha scelto di fare il militare di professione poi si dedica ad un'attività altamente culturale come la direzione di un archivio storico? Ma eh, un po' per passione, perché chiaramente bisogna essere portati, e quindi fin da ragazzo diciamo, la storia è stato il mio secondo pallino. Insomma. Però penso che sia un po' connaturata al militare, eh, proprio perché noi abbiamo un senso di appartenenza molto forte e il conoscere la storia. Quindi penso che io tutti i militari che vengono in archivio alla fine rimangono sempre affascinati perché è connaturata forse un po' nella nostra natura quella del senso di appartenenza e quindi conoscere la storia. Un'ultima domanda, se volesse rivolgere ad un giovane di oggi che magari studia la storia o torto collo solo per conquistare almeno una sufficienza a fine quadrimestre, dall'alto della sua formazione culturale e professionale e della sua esperienza, quale consiglio darebbe? Ma io consiglierei di venire proprio in archivio perché vedere i documenti in originale e, ecco qui abbiamo per esempio i diari della seconda guerra mondiale, ecco, se noi andiamo a prendere questi documenti, li sfogliamo all'interno, vediamo magari appunti presi sul campo di battaglia, note prese a matita, eccetera. Sono veramente toccanti perché uno, la storia del libro la vede nella realtà. Quindi eh, venire in archivio significa capire che dietro, non sono carte, ma sono, dietro c'è sudore, sangue, sacrifici di intere generazioni. Noi per esempio in passato abbiamo fatto un bel progetto con una scuola media, quindi non solo studi di, di livello universitario, ma anche, ehm, siamo aperti anche insomma, alle, scuole, alle scuole più di, di, agli studenti eh, più giovani. E loro, uno di questi aveva portato il diario dello zio che era, aveva combattuto in Russia. E... Noi abbiamo preso i diari del reparto dove apparteneva questo zio, e le cose che lui aveva scritto le abbiamo ritrovate nei documenti eh, originali che conserviamo. Quindi i ragazzi sono rimasti veramente colpiti, e quelle parole che sembravano lontane sono diventate storia vere, insomma. Grazie allora al colonnello Tirone anche per uh, i suoi inviti a studiare la storia. Noi ci auguriamo che proprio dallo studio della storia possa emergere quella consapevolezza che guidi l'umanità a costruire un futuro di pace. Grazie anche a voi amici telespettatori per averci seguito anche oggi.